No, no. Allora adesso c'è la relazione di Alberto Tanturri. Alberto Tanturri è ricercatore all'Università Cattolica di Milano, dove insegna storia, civiltà e cultura dell'Europa. Dunque, ha le sue pubblicazioni, lui si è occupato di storia del Mezzogiorno, soprattutto di storia dell'insegnamento, vero, della scuola nel Mezzogiorno preunitario, e poi ha lavorato molto sugli ordini religiosi, l'insegnamento degli ordini religiosi, in particolare gli scolopi, poi, ma sì. Vedo che c'è questo, che conosco poi questo lavoro sui Barnabiti Somaschi e Scolopi, che ho letto poi recentemente sulla Revue Historique, vero? E poi, come dicevo scherzosamente un attimo fa, si è dato alla pirateria, perché ha scritto un saggio su questa incursione di Francis Drake a Cadice nel 1587, che è il risultato di ricerche nell'archivio gesuitico, dove c'è una relazione interessante. Io questo però non lo conosco, ma è vero, lo leggerò con piacere. Devo aggiungere, poi anche qui non c'è nel curriculum, che sono stato precettore sempre di Tanturri. Io ormai sono precettore, posso dedicarmi a questa attività alla vecchiaia, vero? Perché mi pare che non sono giovane come i gesuiti giovani che insegnavano nelle case nobiliari, ma ho avuto la fortuna anche, consentitemi di dirlo, di avere dei pupilli straordinari, come del resto, vero, le persone qui presenti dimostrano, vero, e quindi mi fa molto piacere. Devo anche aggiungere che con Niccolò Guasti ci sentiamo per telefono, ma con Tanturri invece, come si faceva un tempo, carteggiamo, cioè ci scriviamo lettere. Quindi questo, diciamo, è ancora un segno, è vero, del legame e anche del rapporto che abbiamo, e anche di un costume che purtroppo si va perdendo, perché la lettera diventa sempre meno frequente, vero? Devo dire, no, lui userà certamente il computer, io non lo uso, ma noi ci scriviamo come si faceva una volta a mano, quindi è proprio il vecchio sistema. Vabbè. Allora Tanturri ci parlerà dal precettorato alle scuole private, il caso del Mezzogiorno preunitario 1806-1861. La parola a Tanturri. Ringrazio anzitutto il professor Rosa per la sua affettuosa presentazione. È un piacere, tra l'altro, scriversi in quest'epoca di frettolose mail, scrivere e mantenere questa tradizione delle lettere vergate a mano. Ogni tanto mi pervengono queste missive con la sua grafia molto accurata, elegante. quel po' che resta. Vabbè. Ringrazio poi naturalmente coloro che mi hanno invitato in questo incontro. Il tema del mio intervento è appunto dal precettorato alle scuole private, il caso del Mezzogiorno ottocentesco. In realtà sono andato anche un po' diciamo nel secolo precedente, e la mia relazione è articolata in tre parti. Nella prima parte tratterò della evoluzione della normativa sulle scuole private tra 7 e 800. Nella seconda parte prenderò in esame invece la diffusione effettiva delle scuole private con riferimento ad alcune aree provinciali del Mezzogiorno e in particolare alla capitale. E infine cercherò di dare qualche tentativo di interpretazione di questo fenomeno della diffusione delle scuole private. Uno dei tratti tipici del pur labile e precario sistema educativo meridionale è stato sempre quello di una vasta diffusione delle scuole private, testimonianze certo non uniformi, ma comunque antiche, risalenti addirittura al periodo svevo, suggeriscono l'idea di un fenomeno radicato e soprattutto spaziante, quantomeno nella capitale del regno, dai primi elementi dell'alfabetizzazione al grado superiore e perfino universitario.
Se perciò nel Settecento si profila, come può evincersi da numerosi elementi, una particolare diffusione dell'insegnamento privato, ciò non va considerato come una novità in senso assoluto, ma come il semplice rifiorire di una tradizione antica. Svariate sono le circostanze a cui può imputarsi l'incremento della scuola privata nel secolo dei lumi. Fra queste, tuttavia, un posto di riguardo va assegnato all'espulsione dei gesuiti nel 1767 e al lento e difficile decollo delle scuole regie destinate a rimpiazzare i solidi ed efficienti collegi della compagnia. In tale situazione è difficile pensare che il vuoto venuto a crearsi e che tardava ad essere colmato non desse adito al proliferare di una miriade di scuole locali, peraltro raramente di alto profilo, ma più spesso dal volto precario ed incerto. Fra le varie circostanze che attestano, seppur indirettamente, tale diffusione, vi è il varo di una serie di provvedimenti legislativi, la cui ratio, almeno inizialmente, appare appunto quella di evitare la proliferazione di istituti con docenti improvvisati e forniti di inadeguata preparazione. Nell'ottobre 1732 fu infatti promulgato un decreto che consentiva a lettori universitari di aprire una scuola privata, purché della stessa disciplina che insegnavano ufficialmente. Ai non cattedratici era viceversa imposto il superamento di un esame per ottenere la licenza di insegnare privatamente. Il fatto poi che molte di queste scuole nascessero sotto l'egida del clero, che manteneva su di esse forme di controllo più o meno estese, non poteva certo essere tollerato nel contesto di una politica giurisdizionalista mirante ad avocare allo Stato campi di attività reputati fino ad allora di esclusivo interesse ecclesiastico. Si spiegano così provvedimenti come un rescritto del febbraio 1741 con cui si vietava agli ordinari diocesani di concedere autorizzazioni per l'apertura di scuole private. Le resistenze incontrate da parte dei vescovi, ben decisi a difendere le loro prerogative in questo settore, sono peraltro testimoniate dal fatto che il provvedimento fu ripetuto, senza sostanziali modifiche, nel 1757. Man mano che ci si inoltrò nel secolo, l'indirizzo giurisdizionalista andò rafforzandosi. Adesso paiono tra l'altro ispirarsi a taluni decreti, come quello che nel gennaio 1775 stabiliva l'obbligo per tutti i maestri privati, tanto laici che ecclesiastici, di sottoporsi ad un esame dinanzi ai magistrati delle udienze. Parallelamente, tuttavia, e soprattutto in seguito all'atmosfera diffusa dopo gli eventi dell'89 in Francia, si fece strada un atteggiamento fortemente guardingo verso tali scuole che, a ragione o a torto, ma forse specie in taluni casi più a ragione che a torto, erano viste come uno dei canali privilegiati della propaganda giacobina. Per effetto di tali provvedimenti, di tale clima, scusate, vennero emanati provvedimenti come quello del luglio 1794, che comportava un drastico giro di vite sull'intero sistema dell'istruzione privata. Esso, infatti, stabiliva che per aprire scuole private, anche elementari, occorresse una licenza del re a Napoli e delle udienze in provincia. Una volta autorizzati, i maestri dovevano comunicare al governo l'elenco delle discipline insegnate e dei testi scolastici in adozione. Erano poi tenuti a compilare un registro con i nomi, luogo di origine e condizione degli allievi. Il controllo sulla loro attività sarebbe stato esercitato in comune dai vescovi e da deputati laici nominati dal governo. Tale complesso di severe restrizioni fu coronato da un ulteriore intervento del novembre 1795 che ribadiva l'obbligo per i maestri privati di dichiarare quali fossero le materie che insegnavano e di comunicare al governo numero e generalità degli allievi ed elenco dei testi scolastici utilizzati. Il regime di permissivismo, quando non di vera e propria anarchia, che aveva contrassegnato il mondo della scuola privata nel mezzogiorno, consentendone tra l'altro una crescita incontrollata, soprattutto nelle aree urbane, sembrava tramontato definitivamente. La scuola diventava sempre più un affare di Stato. Se perciò non era tollerabile che il sistema educativo del regno fosse nelle mani del più autorevole ed influente ordine religioso, neppure poteva lasciarsi libero campo all'iniziativa ecclesiastica nel più magmatico e sfuggente campo dell'istruzione privata. Anche qui la strada da seguire appariva quella di una razionalizzazione del sistema a cui veniva concessa una certa libertà, ma nell'ambito di ben precise coordinate legislative. Il cauto intervento normativo che abbiamo osservato nel corso del Settecento conobbe naturalmente una brusca, seppur effimera, revoca dopo la rivoluzione partenopea del 1799. La cieca e sanguinosa reazione che seguì a quella fugace esperienza si abbatté anche sulle istituzioni educative. La chiusura dell'università, decretata il 13 luglio sul versante dell'istruzione pubblica, trovò presto riscontro nella costituzione di una giunta e di una congregazione ecclesiastica con lo scopo di vigilare sulle scuole private.
Le modalità del controllo non si limitarono peraltro agli aspetti organizzativi e burocratici degli istituti, ma mirarono a valutare principalmente il lealismo e l'affidabilità politica dei maestri. Un collegio di giudici ebbe l'incarico di concedere autorizzazioni per l'apertura di nuove scuole private ed esso interpretò il suo ruolo con tale severità che un rescritto dell'agosto 1801 stabilì che non dovessero negarsi licenze a chi chiedeva di aprire una scuola privata dopo che fossero state prese tutte le opportune informazioni. La stretta repressiva perdurò per alcuni anni. In seguito, gradualmente, tornarono ad aprirsi numerosi istituti, tanto nella capitale che in provincia, e la scuola privata riacquistò almeno in parte l'antica floridezza. Non venne mai revocata, tuttavia, la convinzione, maturata nel corso del Settecento, che l'insegnamento privato andasse comunque assoggettato a delle regole. Di questo indirizzo si fece interprete soprattutto il governo francese, che emanò nel 1814 il primo regolamento organico sulla scuola privata. Questo prevedeva innanzitutto un requisito fondamentale per coloro che volessero aprire una scuola di questo tipo, quale il possesso della approvazione o della licenza, cioè i due gradi accademici più bassi. Secondo la legislazione del tempo, ricordo, il decreto organico sull'istruzione del 1811, esistevano tre gradi di istruzione accademica, la approvazione, il più basso, la licenza e poi la laurea. Per fare il maestro privato ci voleva almeno l'approvazione o la licenza. Era inoltre necessario far pervenire a Napoli il piano di educazione scientifica, morale e fisica della scuola, cioè una relazione sui contenuti e i metodi a cui si intendeva improntare la propria azione didattica. Vi erano poi degli adempimenti burocratici da assolvere, quali una domanda al direttore generale della pubblica istruzione e, dopo il rilascio della relativa approvazione, il pagamento di una tassa da rinnovarsi annualmente pari a 5 lire a Napoli e a 3 lire nelle province, una cifra modestissima. Ma nonostante questo, evasa spessissimo. Solo allora il richiedente avrebbe ricevuto la patente di abilitazione con cui era autorizzato ad aprire la scuola. Il funzionamento di quest'ultima, tuttavia, poteva essere soggetto a valutazione. I maestri privati, infatti, non potevano rifiutarsi di far visitare i loro istituti dal presidente del giurì d'esame e dovevano inviargli due volte l'anno, in giugno e dicembre, un prospetto, un elenco, degli alunni che frequentavano le lezioni. Con il ritorno dei Borboni, che notoriamente non smantellarono le riforme attuate nel periodo francese limitandosi a semplici interventi correttivi, il quadro che si è descritto non subì radicali modifiche. Un nuovo regolamento emanato nel 1816 confermò infatti nelle grandi linee le disposizioni di due anni prima. Le differenze principali però erano tuttavia le seguenti. Primo, scompariva per gli aspiranti maestri il requisito della licenza o dell'approvazione e si introduceva l'obbligo di un esame di fronte agli ispettori generali per chi viveva a Napoli e di fronte ad intendenti e sottintendenti per chi viveva in provincia. Secondo, l'entità della tassa era, seppur di poco, ribassata, portandosi ad un ducato nella capitale e a 6 carlini nelle province. Terzo, la scelta dei libri di testo non era del tutto libera, in quanto i maestri privati dovevano attenersi preferibilmente a quelli in uso nella scuola pubblica. Quarto, non era esclusa la possibilità di creare, anziché una scuola con un solo corso, un istituto con un'offerta didattica più ampia. In questo caso, tuttavia, ciascun professore avrebbe dovuto richiedere una specifica patente per la materia che avrebbe insegnato. Per il resto, tutto restava come prima. Nel 1849 un decreto tornò a disciplinare la materia organicamente, disponendo per gli aspiranti maestri, primo, l'introduzione di un limite minimo di età pari a 28 anni, secondo, il ripristino del requisito dell'approvazione o della licenza, a seconda del grado di scuola che si intendeva aprire, terzo, il superamento di un esame di catechismo dinanzi all'ordinario diocesano. Per gli aspiranti maestri era invece sufficiente avere l'età di 28 anni e sottoporsi ad un esame dinanzi all'ispettore distrettuale. Un nuovo e definitivo regolamento fu varato nel 1852 con due sostanziali novità, entrambe rispecchianti il clima di timore e sospetto nei confronti dell'istruzione diffuso nell'ultimo decennio preunitario. Primo, l'elevazione del limite minimo di età dei maestri a 30 anni, secondo, l'introduzione di una discriminante di tipo xenofobico, nel senso che era vietato agli stranieri
a meno che non avessero assunto la cittadinanza del regno o fossero titolari di istituti già avviati, di aprire scuole private. Per il resto si confermavano le norme in vigore, tra cui soprattutto l'obbligo di comunicare al governo il piano di istruzione letteraria, scientifica e morale adottato nell'istituto e di soggiacere alle ispezioni del personale del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione. Questo è l'evolversi, l'evoluzione della normativa sulle scuole private dalla metà del Settecento fino alla metà dell'Ottocento. Nel complesso tale impalcatura normativa appare ispirata ad una certa ragionevolezza. Lo Stato lasciava libero campo, alla libera iniziativa di chi avesse voluto aprire una scuola privata, ma esigeva il rilascio di un'autorizzazione, imponeva il pagamento di una tassa non elevata e stabiliva delle forme di controllo non particolarmente oppressivo né soffocante su contenuti e qualità della didattica. Anche grazie a questo insieme di norme, la scuola privata poté svilupparsi e prosperare, propagandosi in modo particolare nel periodo che conduce dalla seconda restaurazione alla unificazione nazionale. Se questa era la cornice normativa entro cui prese corpo l'insegnamento privato, vale la pena chiedersi quale fosse il suo effettivo grado di diffusione. I dati qui raccolti, di ambito cronologico solo ottocentesco, si riferiscono alla capitale del regno e ad una limitata porzione delle aree provinciali coincidenti con la dorsale adriatica, quindi il settore medio e sud adriatico del territorio meridionale, per un totale di 5 province su 15. Va osservato che la documentazione in proposito è relativamente copiosa, seppure purtroppo frammentaria e come tale non agevolmente utilizzabile. In generale l'impressione che le testimonianze archivistiche suggeriscono è che il numero delle scuole private sia sempre sottostimato. La ragione di ciò è intuibile. La diffusione di questi istituti era infatti un segnale, seppur indiretto, del cattivo funzionamento di quelli pubblici. Dichiarando perciò un numero di scuole private inferiore a quelle effettivamente esistenti, gli ispettori scolastici incaricati di censirle evitavano di esporsi a delle critiche sul loro operato di supervisione del sistema scolastico pubblico. Le prove di questo intenzionale e sistematico ridimensionamento sono numerose ed evidenti. Basti comunque confrontare il numero dei maestri privati rilevato nelle singole province con quello dei maestri privati morosi, cioè quelli che erano in ritardo nel pagamento della tassa annuale richiesta dal regolamento del 1814 e confermata, come si è visto, nel 1816 per chiunque intendesse tenere in esercizio una scuola di questo tipo. Le finalità di queste ultime rilevazioni erano diverse. Non si trattava più di appurare la semplice consistenza numerica degli istituti per informarne il governo, ma di scovare tutti i maestri che sfuggivano ad un adempimento fiscale ed indurli a mettersi in regola. Se si mettono a confronto le cifre che compaiono in questi due tipi di rilevazioni, il numero dei maestri morosi appare, spesso, paradossalmente, superiore a quello di tutti i maestri privati in servizio. Così avviene per esempio in Molise, dove il numero totale dei maestri privati nell'intera provincia è di 81 nel 1835, ma quello dei soli morosi due anni dopo di 96. Anche per la Capitanata è difficile credere che i maestri privati in servizio nel 1841 fossero 163, se poi 5 anni più tardi i soli morosi assommavano a 152. Insomma, quello delle scuole private è un fenomeno in larga misura sommerso, tale da sfuggire ai censimenti ufficiali e per tale ragione difficilmente configurabile nelle sue esatte dimensioni. Ciò posto, notiamo alcuni degli aspetti principali che emergono dai dati numerici. Il primo è quello di una progressiva crescita degli istituti privati man mano che ci si avvicina all'unificazione nazionale. In particolare, nella provincia di Abruzzo Ulteriore I, corrispondente al Teramano, le scuole passarono nel quarantennio 1821-1861 dal 22 a 103. In Abruzzo Ulteriore II, cioè l'Aquilano, nell'intervallo 1826-1861 da 32 a 65. Nella provincia di Chieti, nello stesso arco di tempo, da 33 a 111. In Molise, stesso periodo, da 18 a 156, mentre in Capitanata, stesso periodo, da 44 a 152.
Gli unici dati che non rispecchiano tale tendenza appaiono quelli relativi a Napoli, dove le scuole private passarono nel periodo 1818-1831 da 702 a 500. Però attenzione, la cifra del 1818 si riferisce all'intera provincia e non alla sola area metropolitana. Quindi anche qui probabilmente ci fu un trend di crescita. Ora, vale la pena notare in relazione a Napoli che le scuole private della capitale restarono sempre dell'ordine di svariate centinaia, pur con oscillazioni molto ampie. La cifra più bassa, di 354 unità, si toccò non per caso nel 1826, in un periodo ancora segnato dal forte ridimensionamento della scuola privata attuato dopo il nonimestre costituzionale. È tuttavia verosimile che il reperimento di dati relativi agli ultimi anni preunitari, di cui non disponiamo, evidenzierebbe per Napoli una tendenza analoga a quella delle aree provinciali qui prese in esame. È interessante comunque notare che nel loro insieme le cifre evidenzino una crescita della diffusione delle scuole private, particolarmente nell'ultimo decennio preunitario, dato che proprio in tale periodo varie testimonianze attestano una intensificazione anche del numero di quelle pubbliche. Ciò conduce ad interpretare il fenomeno soprattutto come un effetto della cresciuta domanda di istruzione. Quest'ultima, trovando evidentemente una risposta solo parziale nelle scuole pubbliche, sollecitò anche un parallelo e forte sviluppo di quelle private. Ed un elemento che poi va in controtendenza rispetto a molte affermazioni, un'affermazione canonica ormai nella storiografia risalente ad Alfredo Zazo. Zazo parla dell'ultimo decennio preunitario come una zona grigia, una zona morta, un periodo veramente apocalittico di strangolamento di tutte le istituzioni culturali e anche di declino delle istituzioni scolastiche. Questi dati viceversa dimostrano il contrario, almeno per il settore della scuola privata. Un altro elemento che emerge con nitidezza in tutte le aree provinciali prese in esame è che il fenomeno delle scuole private fosse soprattutto maschile. Ciò si coglie in particolare evidenza per il Chietino, dove nel 1849 sono attestati, pensate, 86 maestri e 2 sole maestre. Ricordo, ma forse è del tutto superfluo ricordarlo, che per l'epoca non esisteva la promiscuità di sessi fra maestro ed allievo, per cui i maestri maschi insegnavano agli allievi maschi e le maestre femmine insegnavano alle maestre, no? alle bambine. In Molise i dati del 1835 testimoniano la presenza di 79 maestri e 2 sole maestre. In Capitanata per il 1841 si segnalano 157 maestri e 6 sole maestre. Ancora una volta sorprende il dato di Napoli in controtendenza, perché in Napoli nel 1831 c'è una larga preponderanza delle scuole maschili, ma quelle femminili risultano pure molto numerose, segno evidente della maggiore sensibilità per il tema dell'istruzione delle donne nelle aree urbane rispetto ai piccoli centri di provincia. Ad ogni modo, anche qui giova notare come l'ultimo decennio preunitario veda un forte avanzamento degli istituti femminili che arrivarono, nel caso della Capitanata, a colmare quasi del tutto il distacco con le scuole maschili, 64 istituti contro 88. Tale dato non può non essere messo in relazione con un graduale cambiamento avvenuto a livello di mentalità collettiva. Se fino a qualche decennio prima l'istruzione era reputata inutile e persino fonte di pericoli per le donne, ora i processi educativi, perlomeno di livello elementare, erano stimati proficui e vantaggiosi anche per questa componente della popolazione. Altra caratteristica delle scuole private è la loro maggior tendenza rispetto a quelle pubbliche a concentrarsi nei centri più grandi. A parte l'eloquente e ipertrofica presenza di scuole private nella capitale, il fenomeno è osservabile su scala più ridotta anche in provincia. Basti confrontare il numero dei docenti e quello dei comuni in cui essi operavano. Nel 1861 i 103 maestri dell'Aquilano insegnavano in soli 25 paesi, mentre nel 1841 in Capitanata 163 maestri lavoravano in appena 38 luoghi. È evidente che i centri con la più forte presenza di istituti privati fossero anche quelli più popolosi, come può ricavarsi tra l'altro dal dato relativo all'Abruzzo Citeriore, che attesta per l'anno 1855 ben 39 maestri privati attivi nella sola città di Chieti. Un'ultima osservazione trae spunto dai contenuti delle discipline che venivano impartite in tali scuole.
In molti istituti privati l'insegnamento non era confinato alla prima alfabetizzazione, ma si estendeva alla grammatica latina, alla retorica e in taluni casi persino alla filosofia. I maestri privati tendevano infatti ad adeguare la propria offerta formativa alle richieste dell'utenza con una maggiore duttilità rispetto a quelli pubblici. Per tale motivo la definizione di scuole primarie private, talora leggibile anche in recenti ricostruzioni storiografiche, è relativamente impropria, dato che i maestri privati sovente estendevano il loro insegnamento ad una vasta gamma di discipline, incluse quelle di ambito più propriamente secondario, quando non addirittura universitario. Quali le ragioni di una diffusione così vasta e capillare? Senza voler avanzare ipotesi interpretative necessariamente esaurienti, è ipotizzabile che il successo della scuola privata possa essere ricondotto a una serie di cause concomitanti. Da un lato, sotto il profilo della offerta di istruzione, va annoverata la presenza nel Mezzogiorno di una diffusa disoccupazione intellettuale, che conduceva molti pennaruli, come il re Ferdinando II definiva spregiativamente gli esponenti di questo ceto, a trovare nell'insegnamento una opportunità di impiego o, a seconda dei punti di vista, un mezzo di sopravvivenza. Dall'altra, sotto il profilo della domanda, la scuola privata, che era inevitabilmente preclusa ai ragazzi di bassa condizione, offriva alle famiglie benestanti un ambiente formativo socialmente non promiscuo e dunque consono a quel fenomeno di rigida distinzione fra le classi sociali che appare coessenziale alla mentalità dominante in quell'epoca. A tutto ciò va aggiunta la maggiore duttilità della scuola privata rispetto a quella pubblica, dato che l'offerta formativa si modellava più agilmente sui bisogni dell'utenza, senza impigliarsi nel macchinoso ingranaggio di circolari e amministrazioni burocratiche. Ciò spiega, tra l'altro, la notevole varietà tipologica delle scuole private, che spaziava dalla forma più semplice, caratterizzata dalla presenza di un solo maestro con una scolaresca di pochi alunni, a quelle più ampie e complesse. In taluni casi, prescindendo dal fenomeno delle scuole private universitarie, diffuse soprattutto a Napoli, poteva aggiungersi ad istituti con un'offerta didattica verticale, compresa cioè fra una classe di primi elementi e corsi di grammatica latina e greca, quando non di storia, geografia, disegno, eccetera. Il fatto poi che siffatti istituti fossero particolarmente consoni alle richieste dell'utenza trova conferma in un fenomeno riscontrabile in vari luoghi, e cioè la costituzione di veri e propri consorzi di genitori che si impegnavano a versare le somme necessarie per retribuire i docenti e per pagare l'affitto dei locali scolastici. Talora i genitori che davano vita alle scuole si assumevano anche compiti organizzativi, come la compilazione di un regolamento generale che definisse obblighi e competenze di tutti gli impiegati, la designazione degli esaminatori che avrebbero dovuto verificare il livello di preparazione degli allievi. Limitatamente alle scuole private esistenti a Napoli, non va poi sottaciuto un altro non trascurabile fattore di successo: l'utilizzo di rudimentali forme di pubblicità. Sui giornali napoletani dell'epoca, infatti, tutt'altro che infrequente imbattersi in brevi articoli che reclamizzavano istituti scolastici di questo tipo, sia fornendo un resoconto della offerta didattica in occasione della loro apertura, sia illustrando i saggi scolastici di fine d'anno, a cui era notoriamente attribuita una funzione principalmente propagandistica. Nel complesso, quindi, gli aspetti qui analizzati danno ben conto della diffusione, accanto al reticolo ufficiale delle scuole pubbliche, di un nutrito complesso di istituti privati presenti soprattutto nella capitale, ma in misura non trascurabile anche nell'ambito delle province. Questa realtà trovava un ulteriore punto di forza nella debolezza, si perdoni il gioco di parole, degli istituti pubblici. Nella misura in cui infatti il sistema scolastico pubblico manifestava precarietà, lentezza e inefficienza, le scuole private si estendevano e consolidavano, costituendo probabilmente la principale opportunità formativa per i giovani di estrazione medio-alta. Vi ringrazio. Molto bene. Grazie. Molto bene. Grazie a Tanturri per queste belle indicazioni che ci ha dato. Questo mi ha riportato alla mia esperienza meridionale. Io ho insegnato molti anni a Bari, è vero? Davo tesi su questi temi, è vero? E quindi no, è molto interessante questo rapporto poi privato, nel senso che hai indicato, e pubblico, è vero, su cui
poi ci possiamo anche un po' soffermare. Dunque,